Eccoci qua. Allora, abbiamo iniziato ieri a parlare dell'importanza del riscaldamento vocale. Ieri, aggiustiamo questa cosa, è stata giornata che era proprio dedicata al capire perché sia così importante scaldare la voce e quale sia una sorta di percorso strategico per scaldare la voce. Abbiamo parlato del fatto che è importante scaldare la voce sapendo cosa fare, quindi avere un obiettivo mirato, non quindi ripetere a caso degli esercizi, ma sapendo esattamente cosa si va a fare. È anche importante capire se siamo in un momento in cui si scalda la voce così, giusto per tenere la questione un po' fluida, o se si scalda la voce in funzione di qualcosa che arriva, tipo devo lavorare su un brano musicale, devo preparare una serata o cose del genere, oppure sto studiando e quindi voglio approfondire determinati aspetti della tecnica vocale. Quindi se non l'avete ancora visto, andate a rivederlo. Nella mia pagina qui ne trovate miliardi di video con esercizi, con spiegazioni, riflessioni, un sacco di materiale, d'accordo, a vostra disposizione. Per chi non mi conosce, che è la prima volta che si collega, mi chiamo Alessandra Cartocci e sono una musicista, ma diciamo così, mi piace definirmi scopritrice di voci. Che cosa si intende? Talent scout? No, talent scout? No, no. A me interessa aiutare le persone a credere, a capire, a riconoscere che dentro ciascuno c'è una voce perfetta. Si nasce tutti con una potenzialità vocale straordinaria. Avete presente i neonati, quanto riescano a cantare con tutta quella potenza pazzesca, un attrezzino minuscolo e che non perdono mai la voce e tutto il resto. Quindi, alcune persone mantengono queste competenze senza nessuna difficoltà, altre la perdono. Ecco, il mio compito è quello di aiutare tutti a ritrovare quelle competenze che sono innate, rimuovendo un po' gli ostacoli che si frappongono tra noi e la nostra voce. Questo nasce da un problema di salute che ho avuto io e che mi ha portato a perdere completamente il controllo di tutto. Quindi ho fatto tante ricerche, ho letto tanti, visto tanti metodi, visto tanti insegnanti, lavorato su tante cose finché alla fine ho capito cosa funzionava per me. E come dico sempre io, se ce l'ho fatta io, ce la può fare chiunque, d'accordo? Non dico che chiunque possa diventare un cantante famoso nel mondo, tutt'altro, me ne guardo bene, ma dico che chiunque abbia il diritto di scoprire come funziona questa benedizione. Detta voce, d'accordo, ragazzi, e godersela. Quindi, se ti piace cantare al karaoke, se ti piace cantare in una compagnia teatrale, se è semplicemente il tuo sogno di cantare nella doccia divertendoti senza fatica, quelle note alte, quelle cose, ecco, il tuo posto è questo, d'accordo? Chiuso questo inciso di presentazione. Allora, cos'è che voglio fare oggi? Oggi voglio fare questo discorso del riscaldamento vocale di emergenza, perché ieri abbiamo parlato del fatto che per riscaldare la voce è necessario mettere in moto alcuni meccanismi, proprio che sono quelli che muovono il nostro corpo, ricordandoci sempre che il nostro corpo è il nostro strumento musicale. Quindi io quando canto di fatto metto in movimento tutta una serie di meccanismi fisici, fisiologici che sono corrispondono esattamente a come si muove un violino o a come si muove un pianoforte. Quindi più io imparo a gestire questi meccanismi e più poi riesco a cantare bene. Però per quanto questo riscaldamento possa essere più o meno ampio a seconda delle circostanze, come dicevamo ieri, non tutti, soprattutto chi non fa il musicista di professione, non tutti, dicevo, hanno il tempo di lavorare anche solo per 15 minuti, 20, 10 al giorno. Quindi che succede? Che noi siamo quelli del voglio la perfezione assoluta, quindi se non posso avere la mia mezz'ora da dedicare alla voce, è inutile, tanto meglio che io non lo faccia, tanto vale che non lo faccia. Ecco, il mio messaggio di oggi è che questo non è vero. Cioè, in pratica, se tu ti devi trovare a non fare niente perché non hai 20 minuti oggi, a non fare niente perché non hai 20 minuti domani e a non fare niente perché così e lavori sulla voce magari una volta alla settimana, il risultato che tu potrai ottenere sarà sicuramente non costante, non buono e oltretutto il rischio di fare casino proprio realmente con la voce è grande perché? Perché è come se tu dicessi vado in palestra, voglio fare i pesi, ci vado una volta alla settimana e quella volta alla settimana tu pensassi di poter fare una sorta di crescita, no? Nel tuo percorso. Non è così, vai in palestra dopo una settimana che non ci torni, prendi in mano un pesino così e in realtà già rischi di farti male. D'accordo? Proprio perché non c'è una preparazione adeguata e il lavoro invece deve essere fatto così a crescere. Allora, nel nostro campo
vale la regola meno è meglio. Che cosa significa? Che piuttosto che fare una sola volta alla settimana, magari un'ora, dicendo ok, oggi ho tutto il tempo a disposizione, ci lavoro quanto mi pare, e poi lasciar perdere per 5-6 giorni, quello che magari anche di più, è peggio. Conviene molto di più lavorare pochissimo tutti i giorni. Allora, attenzione, che cosa vuol dire con questo? Vuol dire che io ho l'idea, diciamo così, di lavorare su degli esercizi specifici che possono aiutare a tenere la voce sveglia, attiva, e soprattutto il collegamento mente-corpo su quello che dobbiamo fare, sempre in check, d'accordo? Sempre presente, sempre. E per fare questo ci vuole circa un minuto, d'accordo? Quindi nessuno può dire di non avere un minuto veramente lo troviamo tutti. Il punto chiaramente è che questo non può sostituire un lavoro di crescita reale sulla voce, questo è ovvio, ma è un espediente fondamentale che ci aiuta nel momento in cui vediamo che stiamo perdendo un po' il controllo. Vi ricordo veramente che abbiamo tutti questa tendenza al perfezionismo, solo che è ridicola, perché di fatto non è che diventiamo perfezionisti e quindi lavoriamo per perfezionare. Siamo perfezionisti utopistici fondamentalmente, diciamo no, lo voglio perfetto, deve essere perfetto, di conseguenza se non è perfetto non lo faccio. Ecco, nel canto questo porta a risultati disastrosi, quindi non si deve fare. Nel canto, come ripeto, è meglio poco, sempre. Allora, un minuto chiaramente consta di esercizi basilarissimi e fatti una o due volte sole senza lavorare su tutta l'estensione, quindi capite anche voi che non può essere un sostituto di un vero lavoro sulla voce, ma è quel qualcosa che mantiene attivo il meccanismo del corpo, ma soprattutto se è fatto con questa sorta di laser focus dentro la nostra mente, cioè che ci fa tenere proprio la focalizzazione totale su quello che stiamo facendo, ci permette, dicevo, di tenere sempre sotto controllo e attivo questo meccanismo. Qual è il meccanismo del canto? Rapidissimamente, è il meccanismo che ci permette di inspirare e quindi attirare bene l'aria là dove la dobbiamo, come dire, risucchiare, cioè nella parte più bassa dei nostri polmoni, e poi lanciare questa aria facendo sì che non nel passare in mezzo alla gola, in pratica, non si blocchi qui, ma scorra, facendo vibrare le corde vocali, ma scorra verso delle aree di risonanza. Questo è il concetto che noi vogliamo tenere allenato, esercitato, ok? Allora, quali sono gli esercizi base che possiamo fare in questo riscaldamento di emergenza? Ne suggerisco tre. Il primo è un'attivazione pura del meccanismo di respirazione. Il secondo è l'attivazione pura della posizione base che bisogna tenere perché questo suono possa andare correttamente in risonanza, e il terzo è quello che ci permette di tenere a mente sia la posizione che rimane in qualsiasi punto dell'estensione vocale, sia il movimento della respirazione mentre io proietto un suono, cioè in pratica ricordarmi che mentre io butto fuori questi suoni, io lo stia facendo mantenendo sempre il rapporto tra l'aria che lo manda e la risonanza che lo tiene su, d'accordo? Molto semplicemente, il primo esercizio è un esercizio di respirazione pura. Allora, io inspiro immaginando che l'aria, come dire, veramente riempie i miei polmoni fino in fondo. Questo mi farà un po' allargare la mia gabbia toracica, diciamo così. Quindi inspiro. Come vedete, le mie spalle non si sono sollevate, non ho fatto questo, non ho cercato di portare l'aria in alto. Ok, inspiro. E poi butto fuori con una S, immaginando in qualche modo che questo ipotetico palloncino che si è gonfiato nella mia pancia si sgonfi, quindi seguiamo per tutto il tempo che riteniamo ovviamente che riusciamo a fare. Quello che è importante è che non ci sia tensione, quindi non fare questi suoni così, ma proprio molto morbido, d'accordo? Il secondo esercizio è quello che appunto dicevo riguarda l'apertura, quindi questa apertura che dentro la mia bocca deve essere come se in qualche modo ci fosse un grande stupore, ok? Quindi è, vedete questa posizione così tutto sollevato, come un lifting facciale improvviso, nel quale il palato molle si solleva e la laringe in qualche modo si abbassa. Ma non voglio entrare dentro questi aspetti più così che confondono, forse un po' ci mettono un po' troppo dentro la mente. Stiamo invece nelle sensazioni, ok? Quindi proviamo a immaginare questo stupore. Meglio ancora se prima chiudiamo la lingua e poi la facciamo schioccare. Ok, lo vedete? Ora non devo naturalmente inalare, inspirare in questo modo perché mando l'aria fredda nelle corde vocali e non va bene, quindi io semplicemente sollevo in questo modo, in modo tale che ci sia proprio questa grande apertura, questa forma di, come se dentro di me, dentro la mia, il mio viso, veramente si creasse questo lifting, vedete, ringiovaniti
20 anni, ok? E poi io, ripetendo il meccanismo di prima, quindi questa sorta di palloncino dentro di me che si sgonfia molto lentamente, lancio l'aria direttamente fino qua, ok? Inspiro. Che non sarà bloccato in gola, ma scorre, si muove verso questa apertura, d'accordo? E il terzo esercizio è quello che fa sì che tutto questo meccanismo che abbiamo un attimo risvegliato possa funzionare anche quando io mi muovo nell'estensione vocale. Per questo diciamo una frase semplicissima: lei è nata lì. Ok, lei è nata lì, ok? Semplice. Allora, come la usiamo questa cosa qua? La usiamo così, noi non pensiamo lei, no, perché questo spezzerà e mi bloccherà il suono in gola. Noi semplicemente lasciamo volare il suono da basso a alto con un unico flusso di aria, d'accordo? Quindi rilavoriamo su tutte le cose: l'apertura, il lancio dell'aria, questo sgonfiare lentamente del palloncino, diciamo così, e contemporaneamente facciamo sì che sia la posizione che il lancio dell'aria non si modifichino neanche quando io devo muovermi in altezze di note diverse. Quindi invece di pensare a questo movimento qui, io penserò a lei è nata lì, andando sempre fuori con questo unico flusso d'aria, ok? Semplicissimo, ragazzi, sono 3 esercizi che per farli in fila senza tutte queste chiacchiere sono ci vuole meno di un minuto per farli, ok? Ho fatto un video, pubblicato un video su YouTube, lo potete trovare, il mio canale si chiama Alessandra Cartocci, facile, e lo potete trovare lì, magari è spiegato un po' più approfonditamente, quindi potete veramente provarlo tutte le volte che volete, in modo tale da fare un po' questa sfida. E ho anche creato un gruppo che si chiama proprio Un Minuto per la Voce, dove chi vuole, ora è stato molto attivo un po' di tempo fa, adesso è un po' meno perché tutti i più vivaci, diciamo così, poi hanno tutti acquistato il mio corso e si sono spostati nei gruppi dove si lavora più a fondo, però è ancora gratuito e a disposizione di tutti, chiunque voglia può provare a postare il proprio video mentre prova questi esercizi, in modo tale che io possa aiutarlo, d'accordo? Quindi è molto carina come opportunità, vi invito, si chiama Un Minuto per la Voce, se volete lo provate, provate questi esercizi e li postate lì. L'idea comunque è questa: poco è meglio di niente, quindi fate questo tutte le volte che vi viene da dire non ho tempo per lavorare bene sulla voce. Ovviamente meno succede e meglio è, d'accordo? Questo non può sostituire chiaramente un vero percorso sulla vocalità, però ripeto, questo perfezionismo un po' così pigro che noi abbiamo, cerchiamo di accantonarlo, d'accordo? Domani mi collego di nuovo per l'ultimo di questi video su questa serie per parlare di cosa fare come tipo di riscaldamento quando la voce non è a posto, d'accordo? Mali di stagione e tutto il resto. Per tutti quelli che vogliono approfondire, c'è naturalmente il corso che ho pubblicato online, che è sul sito cantafinoallestelle.com, è in diverse combinazioni possibili a seconda di quello che vi interessa. Se volete prendere solo il file del riscaldamento, c'è solo quello; se volete solo le spiegazioni, ci sono solo quelle; se volete il corso completo, c'è il corso completo, e ci sono poi vari gradi di interazione con me, cioè c'è il corso completo che poi dà accesso anche a un gruppo dove insieme si può lavorare, quello che vi dicevo, dove sono confluiti tutti quelli che erano nel gruppo prima Un Minuto per la Voce, dove si lavora realmente. Quindi se tu fai un esercizio del mio corso, qualcosa non ti torna, ti filmi, lo pubblichi e io posso darti dei feedback. E poi c'è la versione più, diciamo così, forse quella più completa e anche più conveniente, che è quella che include, oltre tutto questo, anche 2 lezioni individuali da fare online, cioè tra me e te. E questa versione, siccome è quella un po' più conveniente, diciamo così, perché è chiaramente quella che tra virgolette costa di più, però il rapporto qualità-prezzo, cioè tra quello che c'è dentro, è veramente molto molto vantaggioso, tra un po' non esisterà più, quindi il 15 ottobre verrà tolta questa versione qui, quindi chi fosse interessato la prenda naturalmente prima. Tolta significa che non sarà più acquistabile, ma chi ce l'ha se la terrà per sempre, ovviamente, d'accordo? Per adesso vi saluto perché vado a fare proprio una lezione in uno di quei gruppi straordinari, peraltro a fine novembre uscirà il famigerato corso di Belting, come fare le note alte, e anche quello è un corso specifico, verrà aperto l'accesso a quel gruppo lì solo per breve tempo, non rimarrà sempre a disposizione, e sarà riservato, anzi caldamente consigliato, quantomeno alle persone che avranno già fatto il corso, quello che è fuori adesso, Canta fino alle stelle. Quindi se ci stai pensando, il momento è ora. Un bacio.